ci sono una classe terza media dell'istituto primario secondario e una classe dell'elementare. I ragazzi sono entusiasti di partecipare a questa manifestazione. Tratteranno il tema dell'ecologia e inoltre ci sarà la commemorazione alla giornata della Shoah. I ragazzi sono preparati tantissimo su questi argomenti e sono veramente molto contenti di partecipare qui stamattina. Perché i ragazzi sono il nostro futuro e renderli partecipi di quelle che sono le attività istituzionali, ma soprattutto sensibilizzarli e renderli dei cittadini attivi in circostanze come quelle di ricordare qualcosa che non si può dimenticare. Parlare di argomenti importanti che riguardano la vita quotidiana dei cittadini, la differenziata, il modo di approcciarsi con tutto ciò che riguarda il sociale, il vivere insieme, rappresenta un investimento sicuro per le prossime generazioni. Nella sala istituzionale di Via Verdi si tiene oggi l'ottava edizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo Statale Imbriani Sant'Alfonso dei Liquori. Quest'anno il tema affrontato dai ragazzi è la giornata della memoria, che cade proprio oggi, 27 gennaio, il giorno scelto dalle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell'Olocausto, in coincidenza con la data della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945. L'iniziativa rientra nel progetto Noi non dimentichiamo, realizzato dall'associazione La Fenicia Volontari nel Mondo con le classi dell'istituto scolastico. Sono contento che state quest'anno qua con questo progetto importante che dimostra la sensibilità dell'associazione, la sensibilità della vostra scuola, ma soprattutto della maturità che avete voi su questi temi. Non ve lo dimenticate mai che se uno sceglie la libertà, la giustizia, l'uguaglianza, la fratellanza, vive bene. Pensate ai nazisti che facevano, distruggevano le persone, ma può succedere nuovamente. Per non farlo succedere nuovamente, noi dobbiamo essere forti e dobbiamo credere negli ideali belli. Quindi io vi auguro nella vostra vita tanta bellezza, che non è la bellezza estetica, ma è la bellezza che dovete avere nel vostro cuore.